Il 26 marzo del 2009 saliva al cielo Enzo Liberti, pittore e scultore di arte sacra, molto noto in ambito nazionale. Per chi ha avuto la fortuna di conoscere questo grande artista, è facile immaginare come la morte fu, probabilmente per lui, il naturale compimento di un cammino di fede, che lo stava portando ad abbracciare quel Dio al quale egli stesso aveva sempre donato un volto nei suoi stupendi capolavori. Si dice che solo le anime grandi conoscano quanta gloria ci sia nell'essere buoni. Nel tracciare allora un ricordo dell'artista Enzo Liberti, a 10 anni esatti dalla sua scomparsa, la prima cosa che ci piace celebrare è proprio la gloria della sua mitezza, un'umanità testimoniata oggi dal fascino delle opere sacre che egli ha lasciato in Italia e nel mondo. Opere che non solo affermano lo spirito di un artista completo, ma raccontano anche la meraviglia e la profondità di un uomo dall'anima grande e dalla fede immensa. Egli ha lasciato davvero un grande patrimonio di arte in Italia, in Germania, in Spagna e nelle isole filippine. In particolare sono numerose le opere dell'artista a Sant'Agata di Puglia, prima fra tutte la straordinaria Passione, dipinta nella cripta della Chiesa Madre di San Nicola. Chi era Enzo Liberti e cosa ha rappresentato da un punto di vista artistico è difficile riuscire a raccontarlo in così poco spazio, dal momento che sono tanti e tali i tesori d'arte che ha lasciato in eredità, in particolare a Sant'Agata di Puglia. Nato a Biccari nel 1922, dopo le scuole dell'obbligo, entrò in un seminario di padri rogazionisti per gli studi liceali. Lasciato il seminario, si diresse a Sant'Agata di Puglia. Si legge in un dettagliato resoconto della ricercatrice storica Dora D'Onofrio, pubblicato sulla rivista locale Il Sant'Agatese, in occasione della scomparsa dell'artista. Trovò ospitalità presso la zia materna, Lucia Stanca. La zia si preoccupò di fargli riprendere gli studi e lo affidò al grande maestro Domenico Rosati. Si iscrisse alla facoltà di medicina e chirurgia presso la Regia Università di Padova, che lasciò per frequentare la facoltà di lettere e la Regia Accademia delle Belle Arti di Venezia. Frequentò contemporaneamente il corso di teologia. Ritornò a Sant'Agata. Il Rosati, constatata la sua passione per la pittura e i pennelli, si rivolse a Don Marciano Palazzo, allora parroco della chiesa parrocchiale di Sant'Andrea, pregandolo di dar lavoro al giovane. Il parroco, vero mecenate, lo prese a cuore e nel 1944 gli affidò l'incarico di affrescare la volta della navata principale e del coro della chiesa. In 2 anni, dal 1946 al 1947, realizzò la Cappella di Gesù Morto nella cripta della Chiesa Matrice di San Nicola di Sant'Agata di Puglia e dal 1952 al 1957 l'affresco di tutte le pareti della stessa cripta, narrando la storia della Passione di Cristo. Ma se numerose e di valore sono le opere che questo artista del sacro produsse a Sant'Agata di Puglia, proprio la Passione di Cristo, realizzata nella cripta della Chiesa Matrice di San Nicola, rimane oggi un esempio di straordinario capolavoro, non solo da un punto di vista artistico, turistico e religioso, ma anche da un punto di vista fortemente culturale e sociale. In quel capolavoro, realizzato con una particolare tecnica ad encausto, Enzo Liberti, negli anni 50, attraverso i suoi dipinti, consegnò alla storia del paese i volti di tantissimi sant'agatesi. I personaggi effigiati in quella suggestiva e innovativa passione furono infatti scelti dall'artista proprio tra la gente di Sant'Agata di Puglia. Personaggio dopo personaggio, scena dopo scena, Enzo Liberti fermò in quella sua stupenda e grande opera l'immagine di quegli anni 50, riflessa nei tanti volti dei sant'agatesi ritratti. Così parla di lui l'ottimo scrittore e giornalista de Il Giorno, Piero Lotito, in un suo articolo di alcuni anni fa, proprio ricordando i particolari di questo aspetto antropologico della stupenda Passione di Liberti. Liberti portò a termine nel sotterraneo della Chiesa Madre un'impresa che avrebbe fatto tremare le vene ai polsi di chiunque non fosse dotato, come lui, di testa durissima, grande talento, fede nell'arte e nel soggetto che andava dipingendo. Il giovane artista riuscì nel miracolo di muovere all'entusiasmo un gran numero di persone, casalinghe e operai, agricoltori, impiegati, professionisti. I volti di Sant'Agata passarono rapidamente dagli schizzi preparatori al dipinto nel coro drammatico e sconvolgente degli ultimi giorni terreni di Gesù. Fissati per sempre, secondo un antico canone della grande pittura murale, ma anche in epoca moderna, in uno dei primi esempi di caratterizzazione sociale, in un tradizionale ambito di rappresentazione artistica.
Liberti andava edificando nel sotterraneo della chiesa di San Nicola un monumento artistico che sarebbe andato nel tempo futuro a beneficio della storia, della cultura e del turismo di Sant'Agata. Un'opera grandiosa questa di Enzo Liberti, che alla bellezza dei dipinti e alla particolare rivisitazione della narrazione della Passione di Cristo, volutamente riportata dall'autore in maniera nuova e più aderente alla realtà storica in cui si era svolta, unisce in un'unica visione redentrice anche i dolori della madre di Gesù e quelli dell'umanità intera. Sentimenti che in questo splendido capolavoro, ed è questa la grande particolarità dell'intera opera, passano attraverso i volti di decine di sant'agatesi che a metà del secolo scorso parteciparono alla realizzazione del sogno d'amore di quel giovane artista venuto da Biccari. Sì, perché a ben guardare di questo si trattò, di un vero e proprio atto d'amore. A raccontarlo è lo stesso artista a pagina 34 del suo libro Ho dipinto la passione del maggio 1988. Con tanti sacrifici da affrontare e senza alcun miraggio di guadagno, ho voluto solamente fare una specie di apostolato laico attraverso la pittura. Pittura semplice, senza ipocrisie, riflessiva, concreta, nell'intento di far udire una parola a chi guarderà. Perché attraverso il dolore sofferto da Gesù, patito da sua madre e assaporato da ogni creatura, si può intravedere e puntare sull'amore, capace di affratellare tutta l'umanità. Ecco, l'amore, il filo prezioso che ha sempre legato l'arte di Enzo Liberti a una visione sublime della fede. Lo stesso filo d'amore che oggi, a distanza di 10 anni dalla sua morte, continua a legare in maniera premurosa i sant'agatesi alla figura di un uomo buono e di artista profondo. E questo ricordo vuole esserne una conferma affettuosa.